Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Science e benvenuti per questa nuova diretta di Spazio Aperto, condotta come sempre da Antonella E Intranò. Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale Rosario Moreno e diamo il benvenuto ai nostri ospiti di questo pomeriggio. Collegati con noi ci sono il dottor Giampaolo Giuliani, ricercatore, ex tecnico dell'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario, distaccato presso i laboratori nazionali del Gran Sasso. E al telefono, visto che non è stato possibile raggiungerlo via Skype, abbiamo Carlo Cruciani, ricercatore del Centro Criveo e coordinatore dell'Ecomuseo della Via Salutaria. Benvenuti ad entrambi, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avercelo fatto. Diamo il Grazie a benvenuto anche a te, tutti. Carlo. Grazie per essere con me questa sera. Bene, tra brevissimo, dopo i saluti che la regia centrale, come sempre, rivolge al network, torneremo in diretta con voi per parlare, delle ricerche condotte, da lei, dottor Giuliani, e per i preparativi dell'Ecomuseo della Via Salutaria con te, Carlo. Passiamo subito la linea a Rosario Moreno per i saluti al condominio di Radio Science per poi tornare in diretta. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti, buonasera agli ospiti della serata. Io dico soltanto due cose per ricordare a tutti gli amici che per partecipare, intervenire, fare domande in questa trasmissione possono farlo tramite la nostra chat che trovano sui siti del network, quindi su qualsiasi sito del nostro network possono scrivere, noi leggiamo tutto, quindi non remore, scrivete, fate domande se ne avete, soprattutto dite la vostra, che è molto importante. Ricordo comunque che questa trasmissione, come tutte le nostre trasmissioni live, vanno a reti unificate, come mi piace dire, perché vanno sulle web radio del network, che sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana della Valdichiana e Modena Noi Radio sempre da Modena, oltre che su Radio Science Classica e Radio Science Primo Canale. Siamo presenti anche sulla Web TV, il nostro canale YouTube e il canale presente su radioscience.it. La trasmissione verrà registrata e poi nei giorni successivi verrà messa su YouTube, quindi il podcast potrà essere riascoltato e rivisto. Andiamo. Con questo è tutto, non c'è niente da dire. Massimo Bonella questa sera non sarà con noi per le solite notizie, quindi rigiro subito la linea a te, Antonella. Grazie a Rosario Moreno per aver ricordato ai nostri ascoltatori che è possibile interagire con la nostra trasmissione e vista l'importanza dell'argomento e soprattutto la presenza, la fortuna di avere qui con noi questa sera il dottor Giuliani e ricercatore Carlo Cruciani, speriamo che la vostra curiosità e soprattutto la vostra voglia di capire sia solleticata, per cui partecipate alla nostra diretta, poneteci le domande che noi gireremo ai nostri ospiti. Bene, entriamo subito nel merito della trasmissione di quest'oggi. Purtroppo gli ultimi fatti di cronaca si ripetono, dottor Giuliani e Carlo. Siamo ancora una volta di fronte ad eventi sismici che hanno sconvolto il centro del nostro paese, di nuovo di fronte a perdite, questa volta di natura artistica molto importanti, insomma, il terremoto. Qualcuno lo definisce mostro, io non credo che sia la definizione più corretta, non credo che sia il terremoto a provocare disastri, ma credo che sia la disastrosa azione dell'uomo. Ma facciamo un piccolissimo passo indietro. Partiamo dal 2009, terremoto dell'Aquila che ha provocato 309 morti, una magnitudo di 6,3. Un terremoto che, dottor Giuliani, a suo avviso, poteva essere meno produttore di danno, se solo ci fosse stata la volontà di condurre una ricerca seria. Il nostro è un paese ad elevato rischio sismico. Ciò nonostante, non si mettono in atto tutte quelle pratiche che sono necessarie per prevenire danni a cose e soprattutto alle persone.
Le sue sono ricerche indipendenti che vanno avanti da svariati anni oramai. Non tutti hanno la fortuna di conoscerle, quindi se lei volesse dare un accenno, spiegarci in cosa consistono e quali sono le basi sulle quali poggiano. Sì, buonasera a tutti. Bene, diciamo che la ricerca sperimentale che portiamo avanti ormai da 16 anni si basa sull'osservazione di un elemento radioattivo, il radon 222. 16 anni fa costruì una macchina che quasi per gioco, per rilevare la possibilità che da variazioni di concentrazione di radon di questo gas potessero esserci delle correlazioni, come la scienza ufficiale riportava, con i forti terremoti. Non avevamo nessuna intenzione, è stato uno sbaglio, di scoprire quello che noi oggi chiamiamo il precursore sismico. Andando avanti con la nostra ricerca sperimentale, avevo appunto realizzato questa macchina, ci siamo resi conto che nel misurare l'andamento giornaliero del flusso di radon che viene che fuoriesce dalla crosta terrestre, ci siamo trovati di fronte a delle anomalie che si verificavano sempre e solo prima di un forte evento sismico. Dopo un paio d'anni di attenta ricerca sul comportamento di questo elemento, abbiamo avuto la certezza che l'anomalia, quel segnale che osservavamo attraverso questo elemento molto particolare, in realtà era un precursore sismico. Precursore sismico che ci dava la possibilità, a seconda della distanza del terremoto dal nostro sensore, di poter determinare sia l'ora d'arrivo, sia la distanza dove si sarebbe verificato e sia il grado sismico. A seguire negli anni, perché poi questa ricerca iniziata nel 2000 viene presentata addirittura alla comunità nazionale, sia l'INGV sia la Protezione Civile, questo avvenne nel 2004. Ci rendemmo conto che forse avevamo bisogno di un aiuto maggiore, perché il segnale che veniva osservato poteva essere utilizzato per salvare delle vite umane. Questa ricerca è stata sempre osteggiata in qualche modo, costeggiata perché in Italia prevaleva la convinzione da parte degli enti nazionali di ricerca, quelli che erano i maggiori esperti ed esponenti in Italia della ricerca, loro asserivano che il terremoto non era prevedibile e non si sarebbe mai potuto prevedere. Ciò non di meno, nel 2003, il 20 dicembre 2003, noi sottoponemmo, con l'ausilio dell'onorevole Giuseppe Zamberletti ed alcuni esponenti dell'INGV e della Protezione Civile, sottoponemmo a test questo strumento. E sotto l'egida del professor Enzo Boschi, allora presidente dell'INGV, il quale chiese se questa macchina, questo strumento, per essere convalidato in qualche modo avrebbe dovuto dare almeno tre allarmi prima di un terremoto che si sarebbe dovuto poi verificare nell'arco delle 24 ore e in un raggio di 100 km, ed avremmo dovuto stimare di quegli allarmi e di quei terremoti che venivano previsti in grado sismico. Essendo una figura, Enzo Boschi, ufficiale, perché presidente dell'INGV, se io gli avessi detto o dato un allarme sulla possibilità di un terremoto, lui, nella figura che rappresentava, avrebbe dovuto, e questo già è un errore, avrebbe dovuto evacuare la popolazione di dove noi avremmo previsto il terremoto. Così fu estromesso da questa riunione,
da questo test, l'onorevole Zamberletti si ripropose di fargli avere i risultati poi del test. Il test partì il 20 dicembre 2003, ebbe termine l'8 gennaio 2004. Lo strumento mandò ad un notaio di fiducia dell'onorevole Zamberletti stesso, allora presidente della CAIM di Viareggio, e ad altre personalità, un allarme ogni volta che ci fosse stato un terremoto. Ci furono 12 allarmi, 12 terremoti nel raggio d'azione dello strumento di 100 km. Quindi le sue dice, voleva sì. Aggiungere qualcosa? No, non vorrei andare fuori tema, parlo tanto. Purtroppo l'attinenza c'è ed è tutta. Quello che diciamo ci lascia un po' perplessi è renderci conto ancora una volta che la ricerca in questo paese viene assolutamente gabbata a favore forse di altro genere di interessi. Io ho citato a inizio di trasmissione il terremoto verificatosi nella prima del 2009 all'Aquila, proprio perché in quel momento il suo nome è balzato agli onori della cronaca. Tra l'altro è opportuno probabilmente ricordare ai nostri ascoltatori che lei ha anche ricevuto un avviso di garanzia per procurato allarme all'epoca, accuse quali poi è stato completamente assolto, proprio perché lo stesso giudice riconosceva una correlazione tra le sue ricerche e il verificarsi poi di eventi sismici. Ciò nonostante le sue ricerche in Italia sono state praticamente interrotte, mentre hanno avuto grandissima diffusione e grandissimo sostegno all'estero. Tanto per citare un paio di situazioni che la vedono coinvolta, parliamo della Cina e parliamo degli Stati Uniti, della California in particolare, notoriamente zone più che sismiche, verrebbe da dire. Ora le chiedo a questo punto, e chiedo anche a te Carlo, che sei in linea con noi, ma mi viene il dubbio, il terremoto è probabilmente diventata oggi in Italia fonte di PIL? Chi parla per primo? Vai Giampaolo. Sì, non voglio entrare in questa polemica perché ce ne sarebbe tanto da dire, e in questo momento forse con quello che sta capitando nelle nostre regioni del centro Italia forse ritengo sia giusto abbassare il tono delle polemiche. Quello che vorrei fare attraverso queste trasmissioni, attraverso la possibilità di poter parlare alla gente, è quello di cercare di trasmettere invece alle persone un qualcosa che non hanno mai avuto. Che fino ad oggi sia stato considerato una fonte di PIL, sì, in questo uscì proprio da quella riunione in cui fu sottomesso il nostro strumento a test, in cui si diceva che forse io non mi rendevo conto, qualcuno mi disse, del grave danno che con questa scoperta io facevo all'Italia, perché non mi rendevo conto del PIL che muoveva una catastrofe naturale. Purtroppo in Italia, come stavi dicendo prima, la ricerca ancora oggi, non permette che certe cose che escano fuori dai canoni stabiliti, ma che non è detto che siano veri e siano giusti, di poter essere introdotta non solo ma nell'ambito nazionale. Io mi domando come mai tanta attenzione da tanti paesi stranieri come gli Stati Uniti, come la Cina, come la Siberia, come l'Ecuador, che mi chiedono di andare a mettere in sicurezza i loro territori con la mia strumentazione, mentre in Italia, dove abbiamo un grandissimo rischio sismico, dove negli ultimi anni abbiamo perduto come morti generazioni di ragazzi giovani che sono il nostro futuro. Vera o falsa che sia la mia sperimentazione, forse sarebbe valso che qualcuno si fosse preso la briga di osservarla, venirla a vedere, constatare
perché tra l'altro la ricerca sperimentale che porto avanti non dà solo informazioni sulla possibilità di poter prevedere 6-4 ore prima, in anticipo, andando avanti questi 10 anni e studiando in maniera indiretta questo atomo di radon radioattivo, noi abbiamo scoperto tantissime, abbiamo acquisito tantissime informazioni scientifiche che la comunità scientifica nazionale ed internazionale oggi ancora non ha, e sono di vitale importanza. Questo è stato possibile grazie a uno strumento che non è uno strumento che tutti posseggono, anzi non lo possiede nessuno, lo posseggo solo io, ma ciò che era importante era l'osservazione di 16 anni di dati ottenuti da una ricerca galileiana, possiamo dire, perché quando un esperimento, una ricerca si riproduce ogni volta che viene realizzata e con diverse macchine, essa può essere a tutti gli effetti considerata una ricerca galileiana, un esperimento galileiano. Mi rendo conto anche che le personalità scientifiche del mondo accademico scientifico nazionale continuino a dichiarare che non è possibile prevedere il terremoto. È vero, loro non sono in grado di poterlo fare perché loro non hanno la tecnologia adatta per farlo e non hanno avuto questa esperienza di 16 anni che abbiamo avuto noi. Per cui quello che vorrei è quello che, se vogliamo, sentiamo, osserviamo un nuovo vento in Italia in questo momento, che è stato fatto forse pulizia, che stanno venendo su altri ricercatori. In passato forse nessuno ci ha fatto caso, ma ogni volta che si verificava un terremoto in Italia, un forte terremoto, o si parlava di forti terremoti, appariva solo ed esclusivamente un'unica persona a parlare di queste cose. Quello che è mancato negli ultimi 30 anni, e vabbè, lo sappiamo tutti, si chiamava Enzo Boschi, è lui che ha determinato 30 anni fa il tipo di ricerca che bisognava portare avanti in Italia, e non si è mai parlato di una ricerca che riguardasse i precursori sismici, mentre queste ricerche all'estero se ne fanno e tanto, e non soltanto con il radon. Nessuno negli ultimi 30 anni si è preso la briga di fare quello che è stato fatto in Giappone, quello che è stato fatto in America, quello che è stato fatto in Argentina, quello che è stato fatto in tantissimi altri paesi del mondo. E guardate bene che quello che è stato fatto per la prevenzione sismica nel 1960 è nato in Italia da scienziati italiani che hanno esportato all'estero, all'estero l'hanno messo in pratica, in Italia nessun italiano sa che cos'è un terremoto, nessuno italiano sa difendersi da un terremoto, perché le generazioni che negli ultimi 30 anni sono venute su sono venute analfabeta su questo fenomeno fisico. Gli altri da 30 anni hanno insegnato ai bambini piccoli 30 anni fa, che oggi sono adulti, che cos'era un terremoto e come convivere con un terremoto. Perché non si è potuto fare questo? Cioè, e qui lo dico pubblicamente, anche se mi dovesse arrivare un altro avviso di garanzia, sono le mazzette che circolano in Italia, sia nel campo scientifico, sia nel campo politico. Se noi non risolviamo questo problema di natura morale, se non ritroviamo un po' della nostra, di alcuni valori essenziali nella vita, che sono quelli quali salvare una persona in pericolo, noi non faremo un passo avanti, per un attimo sempre meno. Dottor Giuliani, scusate, no, volevamo sentire la risposta di Carlo, ma prima devo comunicarvi un SMS giunto sul cellulare in regia. Dice: ciao a tutti, ciao Carlo, ciao Giampaolo,
Se serve, io sono disponibile a offrire il mio giardino per mettere il rilevatore. Baci Valentina Virgulti. Penso che sia qualcuno di vostra conoscenza. E comunque, Ne sto ricevendo tantissimi, ne sto ricevendo tantissimi, dottor però Zina, sempre quanto lei detto. afferma è suffragato da più fior di indagini. Non dimentichiamo l'inchiesta Emilia che ha fatto emergere un giro di corruzione proprio immediatamente insomma, a ridosso del terribile terremoto che c'è stato anche in Emilia-Romagna. Per cui la mia domanda non voleva essere meramente di tono polemico, ma era proprio per spostare l'attenzione, vale a dire, bisogna forse cominciare a inculcare di più il senso della prevenzione e soprattutto far comprendere quanto importante sia la ricerca in un paese come questo, che vede le nostre migliori menti andar via perché qui non hanno alcuna possibilità di condurre e portare avanti le loro ricerche. Carlo, la tua risposta? Vedi, Antonella, questo è un paese molto ma molto strano. Io la risposta, diciamo, la risposta a volte la cerco su un altro piano, perché se no è incomprensibile per quale succedano queste cose. Cioè, a quello che sta accadendo a Giampaolo Giuliani è già accaduto a tanti altri italiani che avevano fatto delle ricerche strepitose. Ne cito qui qualcuno: Giocondo Prodi, Marco Todeschini, Luigi Fantappié, Giuseppe Arcidiacono, Pierluigi Ghina, Giorgio Piccardi, Giuliano Preparata e del gruppo famoso della sulla fusione fredda, no? Sì. E ti posso dire che di questi esempi io ne ho fatti soltanto qualcuno. Purtroppo è una triste realtà del nostro paese. Per quale motivo? Non lo so. Non lo so, c'è oltre quel discorso che fa Giampaolo, che io condivido in gran parte, ma c'è qualcosa di veramente di nascosto dietro che forse supera il piano materiale, perché se no non riesco a dare una spiegazione perché tutto quello che avrebbe potuto far fare un salto di qualità al nostro paese e portarlo ancora sempre più all'avanguardia a livello internazionale poi abbia subito dei colpi mortali. E quindi noi in questo momento, come centro di ricerche di verità, che scrivevo, centro di ricerche verità occultate, noi ci battiamo per la verità in ogni settore da anni ormai, siamo nati nel 2010, proprio portando per la prima volta in atto dopo il terremoto dell'Aquila Giampaolo, quindi ci siamo conosciuti già da quella data. Ora vogliamo dargli una mano concreta, perché pensiamo che l'installazione nei posti almeno rossi sismicamente di stazioni di rivelatori radon sia importantissimo, tanto più che alcuni enti, Giampaolo non li ha citati, ma tipo l'INGV, ma il CNR, qualche ricercatore che prima storceva la bocca, adesso anche addirittura nella figura del suo presidente, si comincia a sentire un'aria diversa. E allora questo aiuto concreto, che io lancio un appello veramente a tutti, lo diremo anche nel convegno che abbiamo organizzato. Noi lanciamo a livello nazionale un comitato pro Giuliani che si articoli a livello locale e che chieda, sulla base di un documento condiviso, cerchi di aggregare imprenditori, cerchi di aggregare enti, istituzioni che possono mettere insieme per installare appunto in queste realtà delle stazioni che lavorino in sinergia sul territorio nazionale. Probabilmente Ascoli potrà essere un esempio pilota di tutto questo, noi ce l'auguriamo, Antonello. Certo. Dottor Giuliani, abbiamo ascoltato con interesse naturalmente la parte più importante di quello che lei aveva da dire. L'aspetto tecnico, c'è cioè questa emissione di raggi gamma, apparecchiature che diciamo, è difficile costruire. Comunque, la domanda che mi pongo è: perché lei non fa omologare il suo apparecchio? Perché se funziona, perché non lo omologa e chi ne ha bisogno lo prende? Sì, intanto l'apparecchio è omologato perché è coperto da brevetto. E per avere il brevetto ho dovuto aspettare 4 anni perché fosse prima omologato da esperti. Visto che l'ufficio Targhe Brevetti italiano me l'ha brevettato nel 2006, è presentato nel 2002 e rilasciato brevetto soltanto nel 2006, quindi dopo
l'omologazione che c'è stata, ma forse dimentica una cosa, che quello che mi è stato detto dopo che ha passato il test, che avrei dovuto interrompere questa ricerca sperimentale perché altrimenti avrei passato dei guai, cosa che naturalmente ho passato e ho avuto, quindi sono rimasto ad andare avanti con la mia ricerca cercando di non dare fastidio a nessuno e di non pestare i piedi a nessuno. Che lo strumento sia omologato all'estero è stato adottato e me lo stanno chiedendo in altri paesi, ci sono tra l'altro dopo 4 anni di lotte per riuscire a pubblicare gli articoli scientifici di una parte dei dati di questo strumento, ebbene oggi ci sono, l'ultimo articolo è uscito nel 2015 e riguarda il monitoraggio di terremoti che ci sono stati sull'isola di Taiwan e sul monitoraggio della valle est di Taiwan che guarda l'oceano Pacifico, la costa giapponese. E quindi sono usciti anche gli articoli scientifici su riviste giapponesi, perché sulle canoniche riviste era vietato far pubblicare articoli di giapponologia. Per far pubblicare il primo articolo che ho potuto far pubblicare, sono dovuto andare ad Istanbul e partecipare ad un congresso ad Istanbul e presentare con un poster i dati scientifici che avevo, e la comunità scientifica cinese mi ha chiesto se potevano, mi avrebbero aiutato a pubblicarlo, perché loro non sono coinvolti nelle beghe internazionali in cui erano coinvolti alcuni poteri italiani. Per cui esistono delle pubblicazioni, 3 in questo momento, su altre 2 ci stiamo lavorando e dovrebbero uscire per quest'altro anno. Non crediate che tutto il in Italia ci sono dei bravissimi ricercatori. In questo momento sembra che ci sia un'apertura nei confronti della mia ricerca sperimentale. È una ricerca che nel tempo mi sono pagato da solo con la mia famiglia. Non ho mai voluto che dei finanziatori, tipo la popolazione, che voleva farmi delle donazioni, o come questa persona che si offre che ci offre un sito per mettere la strumentazione, che fossero soldi che venissero tolti dalla popolazione più debole. Questo non lo permetterò mai, perché è un contributo quello che noi diamo con la ricerca scientifica. La ricerca scientifica deve essere gratuita. Questo strumento nel 2005, nel 2006 lo potevo rivendere tranquillamente agli americani, ma sarebbe stato riprevettato negli Stati Uniti, e non ho mai voluto che un'altra nazione ribrevettasse una scoperta fatta in Italia come sua, come è avvenuto già tante volte per tante altre ricerche scientifiche. Ho avuto l'opportunità di poter vendere lo strumento ad alcuni paesi stranieri, ma l'Italia ne avrebbe perduto la paternità. Ma lei sta parlando di un'Italia che la sta rispettando molto poco. Lei sta parlando di una nazione che non fa niente. Tra queste persone irrispettose che ci sono in Italia, e gli italiani devono imparare a riconoscere, ce ne sono tante altre che non sono arroganti, sono umili, sono tra i più bravi ricercatori al mondo, ed è una popolazione d'Italia che ha insegnato la socialità da tempo, da memore tempo, a tutto il mondo. È vero, quando tu hai un bel cesto di mele e in quel cesto di mele ci sono delle mele marce, non puoi buttare tutte le mele e subire sempre un qualche cosa come noi italiani tante volte abbiamo dovuto subire. Dottore, questo lavoro che lei fa sul radon può essere applicato anche per altri eventi catastrofici, solo per il terremoto? Sì, per gli smottamenti, per esempio. Quello che osserva lo strumento sostanzialmente è una forte variazione di pressione
che può avvenire sia sulla crosta terrestre, ma principalmente noi vediamo quella che avviene dal mantello, da sotto la crosta terrestre, ed è un'energia termodinamica prodotta dal mantello stesso. Quando il mantello passa da una temperatura, la parte più superficiale, la parte più esterna, perché il mantello è costituito da circa 2500 km di raggio ed è un fluido magmatico che si muove e con una densità altissima, e pensate che la densità del mantello è talmente alta che l'Everest non sprofonda giù, tutta la crosta terrestre non sprofonda sotto di esso con le sue montagne, perché la densità è molto di gran lunga molto molto minore. Allora, quindi vediamo una differenza di pressione sostanziale. Quando osserviamo questa differenza di pressione, possiamo osservarla da sotto la crosta terrestre, ma anche da sopra, con eventuali smottamenti, allora potremmo monitorare anche l'attività del terreno, del territorio intorno al raggio d'azione dello strumento. Può essere utilizzato anche, mi era stato proposto di acquistare la vendita dello strumento per poterlo utilizzare in forma bellica e non l'ho dato, solo perché quello che ne volevano fare era un utilizzo che avrebbe comportato la morte di altre persone. Ma questo apparecchio che diciamo valuta la concentrazione dei raggi gamma del radon, giusto? Sì. In alcuni casi aumenta, in altri diminuisce, dipende dalla porosità. Sì, c'è il terremoto sia quando va in incremento che quando va in decremento. Benissimo. Potrebbe anche essere utilizzato per gli spostamenti di masse di acqua. Mi riferisco ai vari tsunami. Ah sì, allora la Cina mi aveva proposto, lo strumento di realizzare un sensore da poter essere messo a 400 metri di profondità a 50 km dalla costa di Taiwan per monitorare la faglia giapponese, in maniera da poter osservare in anticipo con 6-24 ore prima un terremoto che avviene sotto l'Oceano Pacifico e quindi dare l'allarme per l'eventuale tsunami quando l'evento supera i 7-6, 7-8 della scala Richter. C'è la possibilità che in mare, sull'oceano, poi si produca uno tsunami. Il rivelatore l'ho preparato, poi per tantissimi motivi, tantissime coincidenze che ci sono state, abbiamo interrotto questa cosa, ma la riprenderemo sicuramente, perché in questo momento sto lavorando un po' per la Siberia, un po' per l'Ecuador, un po' per gli Stati Uniti, e non arrivo più, sono solo. Quello che ho chiesto agli enti nazionali era di darmi la possibilità di un aiuto, dei ricercatori o qualcuno che potesse aiutarmi, perché qualcuno li avrebbe dovuti pagare, perché la Fondazione Giuliani non ha i soldi per poterlo fare, ma il rivelatore da mettere e mandare a 400 metri di profondità a 50 km dall'isola di Taiwan l'avevamo fatto ed era pronto, e loro mi avrebbero messo a disposizione una nave oceanografica per realizzare questa, che sarebbe stato un bellissimo esperimento, perché nel 2005 ho attrezzato da solo una barca quasi oceanografica, un 8 metri, per fare rilevamenti in mare e misurare. Sono il primo al mondo ad aver misurato la fuoriuscita del radon a 20 metri di profondità sul mare Adriatico, a 10 miglia dalla costa. Ho 160 minuti di misure di radon che mi sono costate
2 anni di lavoro per portarli a termine. Quindi le sue ricerche, insomma, vanno avanti in maniera autonoma e indipendente, questo è importante. Sì, e non devono, e non deve, il peso di queste ricerche non deve ricadere sulla popolazione più inerme. Uno scienziato non può essere un politico. No, un politico non può essere uno scienziato. Se noi abbiamo ancora oggi, 2016, tutti questi morti per un sesto grado, questo non è possibile, lo capite voi che non è possibile? Assolutamente. In Giappone, in altri luoghi, fanno ottavo e nono grado, non muore più nessuno. Perché c'è una... Io un mese prima del forte terremoto, un mese a dire alla gente su Facebook, questo viene da ridere, dormite fuori, state attenti, non è finita, ancora un evento, si può verificare più forte, no? Fate attenzione, questa volta non c'è stato un morto, un po' perché quelli che dovevano morire sono morti prima, un po' perché le case sono state tutte distrutte e sono inagibili, però tanti altri nelle zone limitrofe quella notte hanno dormito fuori. Non serviva portare le persone, delocalizzare le persone da una città ad un'altra, non serve, perché i terremoti fanno dove c'è la crosta terrestre, li porti via da là perché pensi che fa il terremoto là, li porti su una città a 50 km di distanza, magari il terremoto va là. Basta uscire fuori dall'abitazione non agibile. Mi voglio congratulare con il sindaco di Montorio Algomano, che prima di questo forte terremoto ha messo in sicurezza più di un migliaio di persone, buttandole fuori di casa e dandogli ospitalità fuori, perché erano case inagibili. Ma si assiste, dottor Giuliani, a un curioso fenomeno, la resistenza da parte della popolazione ad abbandonare i propri territori. Questo un po' per umana comprensione, insomma, si capisce che si fa fatica ad abbandonare la propria casa anche se il rischio è estremamente elevato, e soprattutto si temono le azioni di sciacallaggio che inevitabilmente poi susseguono a eventi di questo tipo. Ma mi perdoni un istante, devo salutare e introdurre anche Marco Grilli, che ci ha raggiunti, il portavoce di Alternativa per il Friuli Venezia Giulia. Ciao Marco. Buonasera a tutti, mi sentite? No, sì, sì, perfettamente. Allora, come tu sai, l'ospite di questo pomeriggio è Giampaolo Giuliani e Carlo Cruciani, sono entrambi in collegamento con noi. Vuoi rivolgere delle domande? Beh, io mi sono permesso, mi sono riuscito a connettere grazie a Rosario da un pochettino e ho ascoltato un po' del discorso del dottor Giuliani. Mi scuso per avervi raggiunti solo ora, ma come sapete sono in mobilità di rientro da una riunione, quindi sto cercando di sfruttare tutte le occasioni possibili e immaginabili per unirmi a voi, e vi ringrazio dell'opportunità comunque. E dottor Giuliani, io sono costernato come cittadino italiano che degli scienziati come lei siano costretti ad agire quasi in sordina, senza le dovute protezioni, tutele e soprattutto senza gli aiuti che meriterebbero, per poter sventare le calamità, o comunque per poter arginare tutti i fenomeni negativi derivanti dalle calamità naturali. Io, tra le altre cose, vivo in Friuli Venezia Giulia e uno dei primi ricordi di infanzia è stato il terremoto del 76, anzi il doppio terremoto del 76, quindi può ben immaginare quanto vicino sia il suo discorso. E onestamente, potendo l'impegno politico portarmi avanti, mi auguro proprio di poter essere uno di quelli che farà qualcosa per cambiare questa situazione. Quindi io la ringrazio per gli sforzi e soprattutto per il sentimento di amore verso la sua nazione che permea dalle sue parole, soprattutto quando dice che vuole che le sue creature siano comunque di origine italiana. Proprio questo testimonia quanto il Made in Italy sostanzialmente non abbia semplicemente i confini della moda, ma anche della grande scienza. Io la ringrazio per questa sua testimonianza. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire in questo momento. Posso rispondere?
Come no? Posso rispondere. Devo poi girarvi una domanda che arriva da Facebook. Volevo ringraziarlo e volevo augurargli di poter essere un bravo politico. E un bravo politico è colui che si mette a disposizione dei cittadini che dipenderanno dalla sua attività. Fare il proprio dovere per i propri cittadini deve essere la cosa più bella che possa capitare ad un uomo. Controfirmiamo quanto lei afferma. Vi giro a lei, dottor Giuliani, a te Carlo, una domanda che giunge da Facebook. Chiede Satir Osmani. Buonasera a tutti, ho una domanda per Giampaolo e Carlo. Volevo chiedere attraverso cosa parte il terremoto? Quando io o Carlo? Penso che devi rispondere tu, Giampaolo. Sì. La competenza è tua. Attraverso cosa parte il terremoto, la domanda? Attraverso cosa parte il terremoto? Penso certo, che sia il terremoto è un fenomeno. È un fenomeno che si verifica dopo che la crosta terrestre e le faglie che insistono sotto la crosta terrestre e che sono molto vicine alla litosfera e alla stenosfera, che è una piccola superficie che separa la crosta terrestre in formazione dal mantello, e che quindi hanno una posizione molto fragile rispetto alle rocce più superficiali. Quando queste rocce, queste faglie vengono caricate da un'energia prodotta sia dall'attività termodinamica del mantello sia da altri fattori, perché non sono questi unici fattori che possono produrre il terremoto, ma quando queste faglie, queste rocce per esempio vengono caricate anche di quando queste rocce subiscono caricamento elettrico e una differenza di potenza tra le rocce e l'atmosfera, c'è un caricamento di energia. Quando campi magnetici influenzano e vanno ad incrementare di queste rocce, si arriva al momento in cui la parte più delicata della faglia, quella diciamo che presenta maggiori possibilità di rottura, ecco, quando l'energia è tale da rompere l'equilibrio nella faglia e quindi da produrre addirittura una rottura di grandi masse di rocce che possono scendere in profondità o addirittura salire, ecco, il momento della rottura è il momento del terremoto. Carlo? Sì, eccomi. Giustamente, non... competenze, hai lasciato la risposta al dottor Giuliani, ma assieme state preparando il convegno che si terrà sabato 12 novembre, convegno intitolato "I terremoti si possono prevedere". Ora, come dicevamo in apertura, tu sei il coordinatore nonché ricercatore del Criveo. Prima di spiegare quelli che saranno gli argomenti trattati durante il convegno, vogliamo un attimo dire ai nostri ascoltatori cos'è il Criveo e di che cosa si occupa? Allora, la nostra associazione è nata con uno scopo ben preciso, quello di dar voce a quanti il sistema mass mediatico, il potere accademico, il politicamente corretto e via discorrendo nel nostro paese non danno attenzione, non danno spazio. Nel nostro piccolo, diciamo, abbiamo voluto dare un nostro contributo verso questo obiettivo. Noi ci occupiamo un po' a 360 gradi di tutto. Abbiamo fatto degli incontri sulla medicina, abbiamo fatto degli incontri sulla salute, sulla fisica, sulla massoneria deviata,
su tanti argomenti che purtroppo vengono taciuti, portando le persone migliori in campo nazionale. Ma avete sentito di che pasta veramente è fatto quest'uomo, Giampaolo Giuliani? Sono questi i personaggi che ci attirano, che ci attraggono, perché da loro sentiamo una profonda umanità, sentiamo un contatto con la gente, sentiamo una profondità di studi. E questo, quando pensiamo a lui come pensiamo a tanti altri, di cui facevo qualche nome prima, pensiamo a quelli che in sostanza si sono sempre scontrati con i cosiddetti pedanti. Io ho sempre in mente questa definizione che dava Giordano Bruno degli accademici, no? Quando lui parlava nelle grosse università, i ragazzi facevano a cazzotti per andarlo a sentire e restavano a bocca aperta. I pedanti, così come li definiva, erano quelli che parlavano di aria fritta. Io quando ho conosciuto Giampaolo, il momento del terremoto dell'Aquila, sentivo in televisione parlare il presidente dell'INGV, che allora era Boschi. Nel suo modo di atteggiarsi, nel suo modo di parlare, vedevo l'arroganza del potere. Mi basavo su a pelle, ti posso dire, e sentendo Giuliani sentivo parlare invece la voce della coscienza, di quelli che sposano la scienza con la coscienza, ed è quella la cosa fondamentale. In questo nostro incontro che faremo, poi ti potrò dare qualche ulteriore elemento, ma intanto mi premeva evidenziare qual è la filosofia che ci anima e che penso sia la filosofia, come dice Giampaolo, ci sono le mele marce, ma ci sono anche tante persone che onestamente fanno il loro lavoro e si comportano con principi secondo e rispondono a principi ben morali, ben superiori a tanti altri. Questo è indiscutibile, ma entrando nel merito, il convegno dove si terrà? Abbiamo qualche informazione, perché sono poche le occasioni che abbiamo per ascoltare persone che, come il dottor Giuliani, conducono delle ricerche in maniera autonoma e indipendente, per cui tanti più riescono ad attingere a queste informazioni e maggiori magari saranno le possibilità di cambiare l'approccio anche del singolo cittadino, perché il cittadino deve tornare ad essere tale, deve sentire la responsabilità, l'appartenenza ad una collettività. Abbiamo perduto questo senso, purtroppo, di appartenenza ad una collettività, per cui ognuno vada a sé, al proprio orticello, alle proprie cose, senza badare a quello che accade agli altri, perché tanto è accaduto agli altri, a me non accadrà mai. Dobbiamo entrare nell'ottica che non è così. Ci sono stati dei morti in passato, questa volta per fortuna abbiamo rilevato danni al patrimonio artistico soltanto, anche se lo dico con molta molta amarezza, naturalmente, perché abbiamo perduto grande parte del nostro patrimonio. E quindi cerchiamo di dare quante più informazioni è possibile. Dove si terrà? Ci sarà la possibilità di un collegamento streaming, di seguirlo su YouTube? Come vi siete organizzati? Allora, riguardo il convegno, innanzitutto diamo proprio i dati principali, dove si svolge. Si svolgerà ad Ascoli Piceno, che è la mia città, il 12 sabato, appunto, come ricordavi, sabato 12 novembre prossimo, e si terrà presso un auditorium, l'auditorium Emilio Reroni in Rua del Sassero. Inizierà alle ore 16. Questo convegno, il titolo che abbiamo dato a questo convegno è un titolo che ci caratterizza sempre, in quanto noi prendiamo posizione, non ci camuffiamo dietro un punto interrogativo. Per noi, come abbiamo scritto nel titolo del convegno, i terremoti si possono prevedere, non mettiamo nessun punto interrogativo, perché su questo siamo matematicamente convinti che si possano prevedere. Lo ammette lo stesso presidente dell'INGV, Carlo Doglioni, dice: forse attualmente non si possono prevedere, ma non possiamo dire in linea generale che un qualcosa non si può, perché poi a livello scientifico si sbatte la faccia su questo, grandi scienziati lo hanno fatto, un sapere scientifico di fronte a qualcosa, si è arrestato di fronte a delle cose che potevano andare diversamente. E allora questo convegno con Giampaolo sarà imperniato esclusivamente sulla sua figura, anche perché noi vogliamo dare una concretezza ad un convegno, non è una passerella dove
il personaggio o chiunque possa dire la sua e finisce lì, ma vogliamo lavorare per immettere, per costituire, realizzare una stazione nella nostra città, nella nostra zona. Fare questo significa però confrontarsi con l'istituzione, è per questo che vogliamo coinvolgere le istituzioni, comuni, enti, eccetera, che ci sono qui, perché soltanto loro, in collaborazione con noi, possono gestire una situazione domani di allerta, di allarme. Non possiamo pensare, dice giustamente Giampaolo, pur ringraziando anche la stessa Valentina che noi conosciamo, che ha fatto questo intervento e che ci sta ascoltando. Ringraziamo tutti quelli che possono offrire e che dimostrano un grande senso di responsabilità, un pezzo di terra, una casa, qualcosa. Ma vogliamo che siano gli enti a fare tutto questo, perché poi domani, per gestire una situazione di un certo rischio, non possiamo uscire fuori con un megafono e dare l'allerta e lavorare empiricamente. Abbiamo bisogno di strutture, di una protezione civile, di un ente che ci metta tutto il suo peso. Allora ricordiamo questo appuntamento, l'abbiamo detto dall'Aquila, il titolo principale è "I terremoti si possono prevedere", ma dall'Aquila ad Arquata del Tronto, e tutto questo ci possa insegnare qualcosa, partendo dall'Aquila e arrivando ad Arquata. Il senso è tutto qui. Dottor Cruciani, volevo rivolgere una domanda ancora, anzi una considerazione, farla insieme a voi, ad entrambi. E cioè, ricordo che nella circostanza dell'ultimo terremoto, non quello di questi giorni ma quello di agosto, per caso ho visto in un programma televisivo di un canale che si interessa prevalentemente di fatti scientifici, riprese di terremoti, come prima diceva lei, il dottor Giuliani, che avvenivano in Giappone, e tutte le tutele che questo popolo intelligente ha adottato perché nessuno si facesse male. Le scosse avevano un grado di intensità molto più alto di quello che ha fatto crollare la basilica e tutte le nostre le case delle nostre popolazioni nel centro. Ma quello che viene alla ribalta è soprattutto un'altra considerazione, cioè l'informazione. La stessa disinformazione, perché l'informazione è politicizzata, avrebbe potuto evitare, così come in altre circostanze, iniziative anche bellicose, così come queste sono quelle di tragedie, se fosse stata un'iniziativa di un'informazione corretta. Voi che ne pensate? Sì, posso rispondere io? Certo. Sì, dai. Due anni fa, quando andai a montare la mia strumentazione, 4 rivelatori su tutta l'isola di Taiwan, presso l'Accademia Sinica dove lavoravo, una domenica ci fu un open day. L'Accademia Sinica è una università veramente molto grande, che può ospitare fino a 30.000-40.000 studenti. E in questo open day giunsero bambini da tutte le scuole, bambini dai 6 agli 8-10 anni, studenti delle scuole un po' più grandi, 14-15 anni, tutto l'esterno dell'Accademia. Erano presenti i vigili del fuoco con delle macchine speciali per far giocare i bambini, che riproducevano il terremoto e riproducevano eventi del 5º, 6º, 7º grado della scala Richter, dove questi bambini giocavano e prendevano confidenza con l'onda sismica, il terremoto, bambini che giocavano con le lance dei vigili del fuoco per spegnere gli incendi, che dovevano mirare dentro degli appositi buchi per far prendere confidenza loro in casi e momenti particolari. Immagini che mostravano la possibilità e come veniva insegnata la possibilità per poter apprendere quante informazioni possibili per spiegare loro che cos'è un terremoto. Alla fine un terremoto non è altro che un'energia che si sprigiona nell'ipocentro
della faglia, quindi sotto la crosta terrestre, e che questa energia viene, è una sfera di energia che parte e va a coprire tutta, ma dico tutta la Terra, perché arriva prima all'epicentro, dopodiché parte dall'epicentro, e tanto esso più è forte, tanto dalla superficie fa più giri sulla Terra, sulla superficie terrestre. Ecco, quando insegni nelle scuole questo, quando fai partecipare, organizzi delle prove con persone specializzate, competenti, utilizzando tutto ciò che viene utilizzato qui, quando si fa, si insegna, quando si insegna sin da piccoli, mano a mano poi a crescere si insegnano le cose ancora più grandi, allora hai una popolazione preparata. Questo per quanto riguarda la preparazione alla popolazione, questa è prevenzione sismica, questa è prevenzione contro le calamità naturali, lavorare quindi sulle persone, sulle persone fisiche. Poi ho conosciuto il direttore dell'Accademia che mi ha ospitato, e che lui è stato ministro per 5 anni della ricerca scientifica. Questo è accaduto 15 anni fa che lui fu ministro. Ebbene, durante il periodo della sua carica ha preteso che tutte le scuole, tutti gli ospedali fossero costruiti, quindi ex novo, abbattuto il vecchio e costruito il nuovo, in acciaio e vetro. E perché nello stesso tempo in cui si costruisce la cultura per le persone, bisognava anche costruire la difesa alle persone, quella che a noi invece è una grande calamità, le abitazioni. Anche loro avevano delle strutture antiche, molto antiche, a Taiwan, perché la cultura di Taiwan parte lontano, ma molto lontano, come la nostra, anzi forse più della nostra. Ebbene, questo in 15 anni loro hanno creato un qualche cosa, da noi questo non si è mai visto. Vi risulta forse a voi che a operatori delle banche una volta, due volte l'anno vengano insegnati i comportamenti da avere in caso di calamità naturale, in caso di un terremoto? Risulta a voi che nelle scuole i ragazzi studino l'argomento prettamente riguardante le calamità naturali, in particolare su un territorio a grande rischio sismico come quello dell'Italia, insegnati, imboccati, pompati a forza di tutte le informazioni che possano mettere in sicurezza queste persone? Quindi il primo lavoro grande da fare è quello dell'insegnamento, e noi portiamo 30 anni di ritardo. È vero pure che noi abbiamo delle strutture antiche, ma non si è mai pensato di poterle mettere in sicurezza. E c'è la possibilità di poterlo fare. Abbiamo una tecnologia che tra un po' porterà l'uomo su Marte, no? Noi andiamo a conoscere oggetti lontanissimi, conosciamo bene che cosa sono i quasar, oggetti che stanno a 13 miliardi di anni luce di distanza. Noi cominciamo a conoscere perfettamente come è fatto Marte, che cosa c'è sulla superficie. Abbiamo mandato delle macchinette per analizzare la possibilità dell'acqua e analizzare il terreno. Noi non conosciamo 1000 metri di profondità sotto i nostri piedi, come è fatta la nostra Terra. Non conosciamo a 8 chilometri di profondità come è fatta la faglia, che sprigiona, si rompe, sprigiona l'energia che produce il terremoto. Da quello che è questo dice... che bisogna recuperare, è questo che bisogna recuperare. Da quello ma che non si recupera tutto questo, non si recupera con le mazzette. Appunto, non si può fare a meno di intravedere il dolo in tutto questo. Mi perdoni, dottor Giuliani.
perché non è possibile che una zona sismica ad elevatissimo rischio sismico come l'Appennino non venga monitorata e soprattutto non vengano messe in atto tutte quelle azioni che sono indispensabili per evitare disastri di questa portata. 309 persone morte all'Aquila nell'aprile del 2009 non sono uno scherzo e non è posso aggiungere una cosa? In questo mondo tecnologico che noi abbiamo, i nostri enti scientifici che studiano queste cose, in particolare i terremoti, e quindi hanno la disponibilità, ce l'hanno anche da tanto tempo, ma non viene utilizzata. Hanno strumenti e tecnologia per poter vedere i movimenti del terreno e studiare in anticipo le cause che possono produrre i terremoti. Oggi abbiamo, che stanno funzionando da un po', Sentinel One e Sentinel Two, due satelliti che ci permettono di fare interferometria SAR, interferometria radar. Questa ricerca, queste immagini che arrivano, questi dati che arrivano da satellite si correlano esattamente, perché per due anni l'ho fatto, con le emissioni di radon che noi osserviamo. Sapete che cos'è un'interferometria radar? Quelle che stanno facendo vedere in televisione in questo momento, quando parlano, guardate, vedete queste linee, questa misura 10 centimetri, lo spostamento che c'è stato lì dove il territorio è stato interessato dal forte terremoto. Ebbene, questi strumenti ci permettono, come la mia ricerca, di poter prevedere il terremoto. Per cui un'integrazione di questi strumenti renderebbe assolutamente possibile. Certo, ma guardate, non è la mia ricerca, non è l'unica. È l'integrazione e la mancanza di dialogo, evidentemente, che impedisce. Dobbiamo debellare l'idea, e tutta la popolazione, io mi rivolgo a voi che siete, voi giornalisti avete un compito grandissimo, ma anche tra i giornalisti a volte non c'è quell'onestà che io vorrei che ci fosse nel trasmettere l'informazione più giusta, che deve finire proprio alle orecchie dei più deboli, no? Vorrei che si smettesse, che fosse debellata questa parola impossibile prevedere. Non è vero, Galileo Galilei si rivolta nella tomba quando si dice una cosa del genere, Michelangelo si rivolterebbe nella tomba quando si pronunciano parole come queste. Nessun ricercatore può dire impossibile, perché ciò che non conosci oggi, ai tempi di Tomeo era possibile far credere che la terra era piatta, oggi non stiamo più ai tempi di Tolomeo. Stiamo andando alla conquista di un mondo più grande di quello che noi conosciamo. Come si può dire non è possibile prevedere un fenomeno fisico? Certo. Dottor Giuliani, mi perdoni, c'è Marco Grilli che vuole rivolgerle una domanda. Purtroppo siamo anche in chiusura, mi dicono dalla regia, per cui... Prego, Marco. Allora, la prima è velocissima, spero, anche se credo non lo sappia di tanto, cioè cosa dobbiamo ancora aspettarci in questo periodo a seguito dello sciame sismico? Oggi si sono registrate altre 76 scosse, se non sbaglio. Sì, bene. Rispondo subito. Allora, attualmente misuro un livello di radon ancora su valori molto alti. Do i numeri, anche se so che gli altri magari non capiscono il significato. Ma stiamo su valori di 6.000-7.000 ancora in sovrassoglia, quando la calma sismogenetica ce l'abbiamo intorno a valori di 2.000-2.500. Questo significa avere una soglia così alta che l'evento e che l'energia che è ancora dinamicamente attiva sul territorio e sulle strutture dove si è verificato il forte terremoto è ancora molto alta. Significa questo che devono espletarsi tutte quelle repliche che devono andare a coprire la scala dal massimo grado fino
a scendere giù per arrivare agli eventi strumentali. Quindi mi perdoni, se ho capito bene, siamo almeno a 3 volte il valore della calma, per capirsi. Sì, siamo molto di più. Sì, siamo circa 3 volte, 4 volte. Quello che misuriamo noi è un valore logaritmico, non è molto lineare. Sì, certo, però siamo 3 volte il valore almeno della calma. Quindi osserviamo ancora che c'è dell'energia e che sarà espletata con le repliche che ci saranno. Quello che potrà succedere, allora vorrei spendere 2 parole per questo terremoto, perché ho scritto un libro pubblicato nel 2009, dove a pagina 39, nel capitolo di 1000 terremoti più 1, ricalco perfettamente tutto ciò che è partito con il forte terremoto di Amatrice fino ad arrivare a questa replica, ed è stato all'epoca 1703, inizia 12-14 gennaio 1703, terremoto 10° grado della scala Mercalli, distruzione di Amatrice, Accumuli, Norcia e tutti i paesi del circondario. 2 febbraio, meno di un mese dopo, forte terremoto 10° grado della scala Mercalli, L'Aquila, più di 3.000 morti, e nel circondario tra L'Aquila e il resto più di 6.000 morti. E questo forte terremoto, come quello di oggi, che è il più forte terremoto come potenza degli ultimi 40 anni in Italia, quindi si è perfettamente replicato come nel 1703. Io spero che non produca e non riproduca lo stesso fenomeno che c'è stato, vale a dire, perché è stato il terremoto che in Italia è perdurato per 2 anni, innescando situazioni dinamiche, partendo da Abruzzo, Umbria, Marche, salire fino su in Emilia, innescando situazioni dinamiche addirittura nel Veneto, nel Basso Veneto, e anche addirittura facendo sentire scosse in Lombardia. Questo non lo dico io, questo lo dice Duccio D'Aranallo, che è lo storico che ha riportato fedelmente tutto quello che accadde in quegli anni. L'attività sismogenetica prodotta dal forte terremoto di Amatrice, e quindi questo che si sta verificando, è già accaduta ed è finita 2 anni dopo, ma questa parola non la si prenda come effettivamente deve accadere, però è un fatto storico che dobbiamo guardare. 2 anni dopo, con il forte terremoto di Sulmona, 5.000 morti. Allora, una parte della conoscenza ce l'abbiamo, perché la storia ce l'ha insegnato com'è stato. Perché non guardiamo la storia? Vuole sapere la cosa buffa? Allora, Marco, scusami. Sì, sì, purtroppo adesso mi sono svegliato tutto in fondo, sai, ormai ho i bioritmi che si sono alzati. Sostanzialmente, la mia famiglia ha una casa in zona rossa all'Aquila, sì, perché io ho anche la sfortuna, oltre ad essere friulano di nascita, ho anche una madre aquilana, e quindi ho anche una parte di là, tra parentesi, quindi me li sono proprio cuccati tutti io, da una parte e dall'altra. Quindi la fortuna di avere una mamma aquilana, la sfortuna è di andare e muoversi dove stanno i terremoti. Sì, no, che adesso abbiamo perso, la mia famiglia ha perso diversi immobili in L'Aquila, giusto in occasione del terremoto, e fortunatamente abbiamo salvato la vita. Adesso ci vogliono ricostruire la casa lì dove era una parte della zona rossa, e sotto pare che ci siano delle grotte, per cui io mi sto chiedendo se prima non era possibile ricostruire, adesso come si fa a ricostruire. Poi adesso devono ricostruire il nuovo ospedale a Pordenone, mi sto chiedendo io con quali criteri si debba affrontare questa cosa, ma è una parte di polemica anche politica che porta avanti. Io questo argomento non lo vorrei toccare, perché è peccaminoso, veramente peccaminoso. Ma io ho l'abitudine a toccare, io ho l'abitudine a mettere il dito sulla piaga, per cui lei mi deve perdonare una cosa. Sì, ma io lo so, io ci vivo, sto all'Aquila in questo momento, sono fortunato perché ho un picco di roccia, mio suocero ci ha costruito la casa, e questo picco mi salva. Ma noi abbiamo una faglia di Pettino, certamente a rischio, sì,
altro, che può esplodere un certo grado. Anche la piana di Roios è per quello, per cui... Beh, quella abbiamo dato e speriamo di non dover dare ancora. E, la parte della la faglia di Pettino, San Giuliano, Pettino, tutta la faglia che sale e poi va verso, sale verso diciamo Amatrice proprio, la stessa, è stata considerata fascia 2, non a rischio sismico, a grande rischio sismico, lo sa? È stata riconvalidata fascia 2 dopo il terremoto. Noi purtroppo non sentiamo più niente. Deve essere l'argomento peccaminoso che è stato toccato, che in qualche modo ci sta togliendo la linea. Posso spegnere se volete, però mi controllo la zona. Se può spegnere il video, dottor Giuliani. La webcam, forse riusciamo a guadagnare un po' di memoria. Guarda, di questa cosa dobbiamo assolutamente riparlare, perché guarda, mi sta venendo fuori di tutto di più adesso. Noi però purtroppo adesso dobbiamo chiudere e dobbiamo ringraziare in maniera davvero sentita tanto il dottor Giuliani quanto Carlo Cruciani. Ringraziamo lei, dottor Giuliani, per il lavoro di grandissimo valore umano soprattutto che lei sta portando avanti, non solo di valore scientifico ma di valore umano, e speriamo di poterla avere ancora ospite nella nostra trasmissione, perché purtroppo temo che questo argomento non potrà esaurirsi quest'oggi e temo che ci saranno altre circostanze durante le quali ci dovremo risentire. Grazie davvero dottor Giuliani per essere stato con noi questa sera. Grazie anche a nome mio. Grazie e buon lavoro. Posso fare un ringraziamento e ringrazio. Mi piace quando dicono dottor Giuliani, forse mi piace perché non sono dottore, non sono laureato, ci tengo a dirlo. Comunque mi piace molto quando lo fate. Non la chiamiamo dottore per la laurea, la chiamiamo dottore per altro, quindi. Troppo buoni, grazie, mi raccomando. Voi siete. Posso dire un'ultima parola? Come no? Voi giornalisti siete il megafono con il quale la scienza attraverso voi può salvare delle vite umane. Lei ci ringrazia per averla chiamata dottore, anche se non lo è. Noi la ringraziamo per averci definiti giornalisti, anche se non lo siamo. Quindi noi facciamo questo, tutto questo per passione, per cui credo che si sia accomunati da questo alla fine ed è la cosa più importante. Comunque grazie ancora per il lavoro che porta avanti e ripeto, noi la disturberemo ancora perché l'argomento non può considerarsi esaurito qui, anche perché vogliamo essere aggiornati sulle sue ricerche naturalmente. Comunque mi consenti, dottore, mi permette di suggerire un'idea a tutti quanti noi. Lei potrebbe laurearsi in fisica e noi potremmo diventare giornalisti, che dice? Io dico che vabbè, ma io sono anziano. Sono anziano uno, io ho lavorato più di 60 anni nel campo della ricerca. E beh allora scusi, non dobbiamo chiamarlo dottore, abbia pazienza. Grazie Giuliano, buon lavoro. Grazie a Carlo Cruciani, coordinatore del centro Trileo. Carlo, non ci hai detto se abbiamo un link per il convegno di sabato 12 novembre? Scusami, non ho capito bene, Antonella. Ti chiedevo, non abbiamo capito bene se c'è un link che ci consente di seguire il convegno di sabato 12 novembre. Guarda, ancora non c'è. Io adesso mi sentirò con quelli che capiscono più di me su questioni di informatica e poi vedremo cosa fare, perché effettivamente sto pensando che ci sarà una partecipazione importante e quindi forse dovremo attrezzarci in un certo modo, non lo so. Noi siamo una piccola associazione, abbiamo qualche difficoltà, questo sì. Cercate di farlo, Carlo. Però, qualora doveste riuscirci, sicuramente Radio Saiuz si collegherà e manderà in diretta il convegno, quindi anche a noi farebbe piacere seguirlo. Come no? Non so, possiamo stabilire anche tra noi una collaborazione, se potete darmi qualche suggerimento voi.
Ah, per questo ti conviene collegarti direttamente con il nostro regista, che è un mago in questo senso, quindi lui ti può dare tutte le dritte del mondo. Certo, ci sentiremo con Rosario. Certo, intanto vi ringrazio, ringrazio il dottor Giuliani, ringrazio te Carlo, ringrazio Marco Grilli, ringrazio Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso, e vi do appuntamento alle 22 per Osservatorio Antimafia. Questa sera in diretta con noi avremo Anna Vinci, biografa di Tina Anselmi, con la quale sarà un vero piacere ripercorrere la carriera politica della città delle madri della nostra Costituzione. Grazie ancora a tutti, un grande in bocca al lupo al dottor Giuliani e a te Carlo, e buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.